Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. Il tempo sta finendo, sta scorrendo inesorabile, non ne abbiamo più tanto. Se siete curiosi di sapere a ciò che mi sto riferendo, mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Nel mentre però, prima di iniziare, prendete, ammazzate il bottone del like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere aggiornati. Dunque, riniziamo da capo. Il tempo sta finendo, ragazzi, ce ne sono sempre meno. Sapete benissimo a cosa mi sto riferendo dopo questa frase. 21 milioni. Vi dico solo questo, anzi no, continuo tranquillamente perché soltanto 21 milioni di Bitcoin, dei quali molti sono già andati persi, sono svaniti nel nulla. Alcuni li ha un certo Satoshi Nakamoto, il cui wallet è dormiente da anni e anni. Se si risveglierà, quello lo vedremo, non si sa, nessuno sa chi sia. C'è questo alone di mistero che probabilmente ci accompagnerà per sempre, ma chi può dirlo? Una svolta potrebbe esserci. A tal proposito vi chiedo la vostra, quali sono le vostre teorie su Satoshi Nakamoto? Scrivetele nei commenti. Ma dicevamo, sempre più ambito dagli istituzionali, chiunque vuole fare un ETF su Bitcoin, banche, governi, tutti lo vogliono, e noi, persone normali, persone comuni, persone mortali, abbiamo pochissimo tempo per cercare di accaparrarci quel piccolo pezzetto di ricchezza. Ebbene sì ragazzi, perché probabilmente in futuro possedere anche solo qualche satoshi potrebbe essere la svolta per la nostra vita, o magari anche tenendoci un po' più bassi, volando un po' più basso, anche soltanto comunque essere un gran bel aiuto. Lo so, quando uno entra nel mercato, vede Bitcoin a quelle cifre, dice: e come cavolo faccio a prenderne uno? Ho un lavoro normalissimo, con qualche satoshi non divento ricco, e su questo posso darvi assolutamente ragione. Posso capire quel feeling di voler comprare qualche altcoin per cercare di diventare ricchi, per cercare di fare un po' di soldi, però nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che Bitcoin non ha un CEO, Bitcoin non ha nessuna azienda dietro, aziende interessate sicuramente, però non c'è nessuno dietro, almeno finora, come dicevamo prima. Sia mai che venga fuori, allora ne riparleremo. Comunque è uno strumento del popolo, è la valuta del popolo, non è assolutamente abbattibile, mentre invece qualsiasi altra, prendo come esempio tra le più grandi Ethereum e un'altra Solana, hanno un'azienda dietro, hanno un CEO. Le aziende, volente o nolente, possono fallire tranquillamente, quindi mettiamo sempre in conto queste cose. Mettiamo mai che capiti qualcosa a quei geni dei loro capi, e questo potrebbe essere un grandissimo problema, ragazzi. Il prezzo di quelle monete potrebbe risentirne tantissimo, ma peggio ancora il progetto in sé potrebbe andare chissà dove. Poi magari non succederebbe nulla lo stesso, ma dobbiamo mettere sempre in conto tutto. Quindi Bitcoin, nessuno ha il potere su di lui, la comunità ha il potere, siamo noi a dare il valore alle cose, e Bitcoin si sta apprezzando sempre di più. E proprio per il fatto che più passa il tempo, più è ambito, più i minatori ne minano di meno grazie agli halving, quindi c'è scarsità, la scarsità aumenterà sempre di più. E inoltre aggiungerei, ragazzi, che finché non ce l'avete voi nelle vostre tasche, nel vostro hardware wallet, potrebbe anche essere che quei Bitcoin non esistano proprio. E qui voglio aprire una parentesi appunto per quanto riguarda gli exchange centralizzati, perché è facilissimo aggiungere dei numeri e dire: sì, ho tot Bitcoin, mettiamo caso, ok, sto tirando numeri giusto per fare un esempio, 100.000 Bitcoin al giorno, magari quei 100.000 li hanno anche nelle loro riserve, però potrebbe benissimo essere che se un giorno c'è una richiesta di 150.000,
lì come la mettiamo? Se non li hanno nel momento in cui noi vogliamo ritirare, cosa facciamo? Contattiamo il servizio clienti? Sì, certamente è una possibilità, ma non penso che riesca a risolvere il nostro problema tanto facilmente e in poco tempo. E non sarebbe comunque la prima volta che un exchange faccia questo tipo di cose. Certo, le cose stanno migliorando, la custodia è sempre più accurata, cercano di essere sempre più trasparenti, custodie da terze parti e quant'altro. Sicuramente, se volete fare trading, allora ci sta usare i checks, ci sta sfruttare le promo degli exchange centralizzati, ma finita lì. La gran parte dei vostri bitcoin, ragazzi, va messa al sicuro. Poi posso anche capire che alcune persone non vogliano prendersi la responsabilità di possedere i propri fondi, d'altronde perché sennò la gente metterebbe in banca il denaro, no? Li terremmo tutti sotto il cuscino e ciao e tanti saluti. Però ci sono una serie di rischi, nessuno vuole prendersi questa responsabilità, quindi tutti li mettiamo in banca perché ci sentiamo più sicuri, anche se un bel giorno, lo so, è brutto da dire, potremmo svegliarci e quei soldi potrebbero non esserci più. Per fortuna è una possibilità remota, non è che succede tutti i giorni una cosa del genere, e meno male direi, perché sennò saremmo messi molto molto male, però è sempre una possibilità. Io non sono un estremista della paranoia, non sono un cospirazionista assolutamente, però un minimo di accortezze le voglio anche prendere. E in caso appunto non si vogliano custodire le proprie chiavi private piuttosto che il proprio hardware wallet in casa, non ci si fidi, beh, lì si può trovare una soluzione. Ho conosciuto persone che hanno sparso la loro seed phrase, ad esempio un terzo se lo tengono loro, l'altro terzo lo danno a un parente, l'altro terzo ancora a un altro parente. C'è chi invece ha magari tre case in giro per il mondo e li ha sparsi di qua e di là, quindi le ha suddivise in tre anche lì e le ha messe in una casa, che ne so, in Spagna, piuttosto che l'altra in Francia, piuttosto che l'altra in Germania. Beh, questo è un caso particolare, avere tre case, però magari si è sposati, quindi tra una cosa e l'altra si può trovare assolutamente un compromesso. Poi naturalmente c'è chi non vuole assolutamente prendersi questa responsabilità, dà i suoi bitcoin in gestione ad altri, a una società, allora lì è un altro discorso. Fatto sta che il tempo per accumulare bitcoin sta finendo, probabilmente fra qualche annetto sarà più che irraggiungibile, quindi ragazzi vi invito assolutamente a fare le vostre ricerche, le vostre riflessioni, sicuramente, anche perché non do consigli finanziari, però non sottovalutate assolutamente il potere di Bitcoin, perché ripeto, è l'unico che non ha un CEO, è l'unico che non ha una società dietro che lo governa, è l'unico che in futuro potrebbe darci delle concrete garanzie di successo. Fatemi sapere naturalmente anche voi cosa ne pensate a riguardo. Un abbraccio a tutti, alla prossima da Rick, ci si rivede sempre qui su Hard Rock Crypto. Yeah!